Buonasera e bentrovati a tutti i telespettatori di Caffè TV24 da Eleonora Passarella in questa nuova edizione del TG Padova. Iniziamo subito con la prima pagina che ci parla dei nuovi casi Covid in Veneto. Prosegue la discesa della curva dei contagi Covid in Veneto, sono infatti 3.578 i nuovi positivi nella regione, 12 le vittime. Dati sempre più incoraggianti arrivano anche dagli ospedali dove i ricoverati in area medica sono 1.107, mentre in terapia intensiva gli attualmente degenti sono 97. La sicurezza dell'Ucraina è la sicurezza d'Europa. Con queste parole il partito Più Europa ha infatti annunciato la mobilitazione nazionale per la libertà del popolo ucraino, dedicando all'iniziativa l'hashtag Free Ukraine. È prevista per il 26 e 27 febbraio 2022. I venti di guerra che hanno investito l'Ucraina diventano così monito di mobilitazione internazionale a sostegno della causa democratica di libertà e integrità della realtà sconvolta dalla guerra. In questi giorni sul conflitto le parole del presidente di regione Luca Zaia nel definirla una follia criminale a cui porre fine sembrano rappresentare così l'istantanea condivisa sulla questione a livello nazionale e internazionale, mentre l'assessore alla protezione civile della regione del Veneto Gianpaolo Bottacin informa sulle misure di solidarietà per aprire all'accoglienza dei profughi di guerra ucraini. La guerra in Ucraina, come ha dichiarato poi il presidente Luca Zaia, è una guerra che ci tocca da vicino anche in tema economico e dove proprio il Veneto, con la crisi di guerra, rischia ben 1 miliardo 700 milioni di export e come confermato anche dal presidente della Camera di Commercio di Padova, Antonio Santocono. Che se già prima che scoppiasse il conflitto c'erano problemi legati al fornimento energetico, alle materie prime, eccetera, adesso immaginiamo che tutti questi temi saranno amplificati all'ennesima potenza. E quindi soprattutto sarà un grande problema per le nostre aziende che esportano, soprattutto quelle che esportano anche nell'est europeo, che esportano in Russia, nei paesi della Confederazione, che sicuramente avranno delle grosse difficoltà. Ci saranno problemi, immagino, anche di approvvigionamento ancora maggiori, perché ovviamente sicuramente la Russia reagirà a quelle che saranno le sanzioni che gli Stati Uniti e l'Europa in qualche modo imporranno, e anche da questo punto di vista c'è da immaginare che avremo delle grandi difficoltà. La speranza è che la cosa si concluda rapidamente, nel senso che ci sia la possibilità di bloccare il conflitto, magari con l'intervento, diciamo, di tutte le nazioni che in questo momento sono allarmate da questa vicenda, assolutamente imprevedibile qualche mese fa. Immaginiamo che si trovi lo spunto per trovare una tregua e poi vedere sulla base di questa tregua di raggiungere nuovi accordi. Si basta guardare il prezzo del petrolio come è salito, basta guardare che la Russia in questo momento ha le chiavi dell'energia del nostro paese, perché quasi il 60% del gas viene importato proprio dai paesi della Confederazione, e quindi da questo punto di vista c'è anche il timore che ci possano essere anche delle ritorsioni nei nostri confronti. Immagino che anche la Russia abbia bisogno ovviamente dei nostri soldi per andare avanti, e quindi sicuramente si troverà un modo di convivere. In questo momento non riusciamo a immaginarlo. Ancora vittime sul lavoro, dove protagonista dell'amara vicenda è un operaio rimasto folgorato intorno alle ore 9:30 di oggi in un cantiere di Terna a Vicenza. Le condizioni dell'uomo sono gravissime. Sul posto la Polizia di Stato e il personale dello Spisal per determinare le cause dell'incidente. È stato firmato il protocollo d'intesa per il turismo tra Confindustria Venezia e Belluno Dolomiti in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Un tavolo che ha come obiettivi l'individuazione di sinergie strategiche che mettano insieme le realtà dei due territori. Da stasera è online il portale di destinazione dell'OGD di Padova, uno strumento fondamentale di promozione di marketing del nostro territorio e delle nostre eccellenze in ogni settore legato al turismo e alla cultura. È raggiungibile collegandosi al sito www.turismopadova.it, un portale di facile navigazione che dà il benvenuto ai navigatori digitali con una suggestiva immagine del nostro centro città. Il portale in questione avrà due funzioni principali, quella di informare e quella di marketing territoriale. Vediamo. La guerra in Ucraina determinerà
un rimescolamento delle carte. È evidente che avremo, dalla Russia non verranno moltissimi turisti, ne verranno zero, e nemmeno dall'Ucraina. Ma per la città di Padova, diversamente che per l'area termale, il turismo russo e ucraino non è ovviamente strategico. Quello che era importante era guardare il turismo italiano, che l'anno scorso ha fatto la differenza. Molti italiani si sono orientati verso le città d'arte italiane. Guardiamo al turismo americano, guardiamo al turismo inglese, francese e tedesco, che è quello massiccio che rappresenta lo zoccolo duro. Mancava un sito di destinazione, un lavoro che è durato 2 anni, si è fatto d'intesa con le categorie, con la Camera di Commercio, con moltissimi professionisti. È un portale di destinazione la cui caratteristica è quella di catturare, diciamo, il turista potenziale e convertirlo in turista reale. Quindi all'interno del sito è previsto un sistema di promo commercializzazione per cui l'utente, una volta che ha visitato i luoghi della Urbespitta, ha visitato gli alberghi, i ristoranti, è in grado di prenotare simultaneamente, senza uscire dal sito, i biglietti, la Padova Card Urbespitta, è in grado di prenotare l'albergo, è in grado di avere il colloquiare con le guide, Discover Padova, tutto un insieme di servizi che sono persino georeferenziati. Vi do alcuni dati: 1000 fotografie, 468 punti di interesse, 45 itinerari, 177 articoli di presentazione, decine e decine di video emozionali. È un modo con cui non solo raccontiamo Padova, ma invogliamo il turista, non solo culturale, perché ovviamente c'è la dimensione sportiva, c'è la dimensione enogastronomica, c'è il green, quindi è uno strumento per convertire una latente potenzialità di interesse verso Padova in effettivi arrivi e presenze turistiche. Sono 6.000 gli ingegneri con profili tecnici altamente specializzati che mancano alle imprese del Veneto. Secondo quanto rivelato dai dati di una ricerca effettuata da Assindustria Veneto Centro, e da qui la nuova iniziativa promossa proprio da Assindustria dal nome Capitale della Cultura d'Impresa 2022, in collaborazione col Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Padova. Al fine così di accorciare le distanze tra il mondo dell'impresa e della formazione accademica, nell'occasione di un matching tra tessuto produttivo e gli ingegneri del futuro. Oggi, presso Palazzo Ferrofini, i sindacati del trasporto pubblico locale hanno incontrato il presidente Ciambetti e i consiglieri regionali per spiegare le ragioni dello sciopero nazionale odierno e i problemi causati dal mancato rinnovo del CCNL. Nel corso dell'incontro, le organizzazioni sindacali hanno così presentato al Consiglio le ragioni della protesta, sottolineando, oltre alla perdita del potere d'acquisto di stipendi e salari, anche problemi affrontati quotidianamente dai lavoratori del settore a causa proprio delle politiche di contenimento dei costi e dei tagli, oltre alla questione sulla sicurezza, chiedendo infine al Presidente e alle forze politiche di farsi parte attiva nel sostenere nelle sedi istituzionali così la necessità di giungere al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Giovedì 24 febbraio 2022 il presidente della provincia Fabio Bui ha visitato l'Istituto Professionale Statale Pietro D'Abano, servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, cogliendo così l'occasione di parlare dei nuovi progetti strutturali e di ammodernamento che la riguarderanno da vicino. Un momento in cui anche riconoscerle una lunga tradizione di eccellenza del territorio e del settore. Oggi, presso Palazzo Santo Stefano, sono state donate al vicepresidente della provincia di Padova, Daniele Cannella, le calligrafie cinesi Fu del maestro Zi Xiang, che indicano felicità e fortuna. Queste rappresentano il simbolo più profondo del Capodanno cinese e proprio durante questa festa è tradizione regalarle e riceverle. Le calligrafie Fu sono così segno di buon auspicio, un segno dal valore aggiunto anche per il forte legame di proficua e trasversale collaborazione che esiste tra la comunità cinese e l'amministrazione provinciale. Sabato 26 febbraio in Piazza della Frutta, angolo Oberdan, è Italexit Tesseramento Day. Il partito di Gianluigi Paragone, che sostiene il bisogno dell'Italia di uscire dall'Unione Europea per rinascere, in una nota diffusa ai media informa che sono aperte le iscrizioni al partito, dando appuntamento a tutti i cittadini con un presidio in Piazza della Frutta dalle ore 9 alle ore 14.
Voltiamo ora pagina per parlare delle prossime amministrative di Padova, che nel medico libanese El Mawed al suo quarto candidato nella corsa Palazzo Moroni. El Mawed, medico di base dal 94, a 1700 mutuati all'Arcella. Il suo credo politico è di sinistra e nell'ipotesi di ballottaggio potrebbe confluire nel sostegno a Sergio Giordani. Ho deciso di candidarmi a Padova perché abbiamo visto una politica che non ha saputo dare delle risposte concrete per tantissime famiglie in difficoltà, per tantissime persone che hanno visto in questo tempo la pandemia, hanno visto che non riescono ad arrivare a fine mese. Noi come lista civica indipendenti Padova di tutte vogliamo una città equa, solidale, giusta, una città per tutti e di tutti e non è misura di pochi. E da domani, sabato 26 febbraio, al via i presidi in piazza per la pace in Ucraina. Alle 15.30, infatti, in piazza Capitaniato, tutti in piazza per chiedere a gran voce la pace in Ucraina. Il presidio, organizzato da UDU Padova, Rete degli Studenti Medi di Padova, ANPI, CGL, CISL e UIL, insieme alla Rete della Pace, rispondono così all'appello nazionale a sostegno della causa. Nell'ambito dell'applicazione della normativa antimafia, la Guardia di Finanza di Verona ha sequestrato oltre 75.000 euro nei confronti di un pregiudicato residente nella provincia per gravi reati. L'uomo, un 36enne albanese, era già stato condannato a 7 anni di reclusione con sentenza irrevocabile per reati di sfruttamento della prostituzione e di riduzione in schiavitù. La notte scorsa, all'1:15, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Fornase, all'angolo via Oriago a Spinea, per un'auto finita rovesciata in un canale di irrigazione con dell'acqua, salvato l'automobilista. A notare l'auto, una pattuglia dei carabinieri che ha dato l'allarme e assistito l'automobilista fino all'arrivo dei soccorsi. I pompieri, arrivati da Mestre, anche con l'autogru e il nucleo sommozzatori, hanno estratto l'uomo rimasto incastrato nell'auto parzialmente allagata, ma fortunatamente con la testa fuori. L'uomo, una volta stabilizzato dal personale del SUEM, è stato trasferito in ospedale. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate alle 3 con il recupero dell'auto. Poco prima di mezzogiorno i vigili del fuoco sono intervenuti in via dell'Industria a Vicenza per un incidente tra 2 auto e una monovolume, ferito un automobilista. I pompieri, accorsi dalla centrale di via Farini, hanno messo in sicurezza i mezzi mentre il giovane autista della Fiat Punto è stato assistito dal personale del SUEM per poi essere trasferito in ospedale. Illeso invece l'autista della Volkswagen T-Roc e il conducente della monovolume Mercedes, solo parzialmente coinvolto. La polizia ha così deviato il traffico ed eseguito i rilievi per determinare le cause del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 1 ora. Alle 6 di venerdì i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada provinciale 3 in località Lezze a Cavarzere per un'auto finita fuori strada per un probabile malore della conducente poi deceduta. I pompieri arrivati dal locale di staccamento hanno messo in sicurezza la Fiat Punto ed estratto la donna. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il personale sanitario del SUEM ha dovuto dichiararne il decesso. Sul posto i carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro mentre le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore. E anche per questa nuova edizione del TG Padova è tutto, vi lascio alla programmazione di Caffè TV24 ed Eleonora Passarella un buon proseguimento di serata.